Entra in campo. Non passa, si sono organizzati stupendamente. Attenzione perché riprova l'Inter con ancora con Max Parodi. Niente, non passa alle mie spalle, ci deve essere Geggia. Vieni Geggia. Ciao, siedi che la partita è là. Sì, sale. Latina perché Galatina ancora no, troppo, non è internazionale. Comunque tifo per chiaramente per la manifestazione, certo. E per tutti gli amici di una certa età che stanno, io sono lì preoccupatissima, certo, per loro. Pensa che io sono venuta perché ero preoccupata anche per te, perché mi hanno detto che tu giocavi. Ti sei tranquillizzata quando mi hai visto Stefano e mi hanno fatto fare la cronaca. Meno male, credo contenta. Che ci sia il portiere Iezzo del Napoli con Adriana, vero? Siamo qua a bordo campo, stiamo guardando la partita. Allora, da un professionista come te mi aspetto un giudizio tecnico. No, fino adesso si stanno impegnando tutti quanti e il livello è alto. Stai per scendere in campo? Sì, adesso mi toccherà a me coprire il ruolo di difensore, che è quello che non faccio di solito, però per questa situazione fa sicuramente piacere divertirsi. Noi ti ringraziamo da tifosi di questo derby, ti ringraziamo per essere qua, presente a questa manifestazione, a questo triangolare. Sei proprio un gran campione. No, vabbè, per queste situazioni qua fa sempre piacere partecipare, perché comunque c'è la presenza di tanti artisti, tanti personaggi importanti del panorama sia artistico che sportivo d'Italia. Sono dei progetti che hanno bisogno non solo del cuore di chi gioca, ma del cuore di tutti coloro che ci ascoltano. Per questo abbiamo nei mesi scorsi fatti anche tutti coloro che sono qui, sanno che stanno appoggiando e anche premiando gli sforzi. Bene. Non fate uscire Del Vecchio però, quello mai, perché è, devo dire, il migliore in campo sino a questo momento. Masciarelli! È appena uscito Stefano Masciarelli, ma lui non voleva uscire! No, non me ne ero accorto, perché per contratto quelli forti come me possono fare soltanto 20 minuti. Non possono dare oltre, perché poi è tutta dimostrazione e i giocatori di Serie A carpiscono poi, capisci? Allora, gli allenatori non avrebbero motivo di esistere. Qual è stato il tuo punto forte? Ma l'ombelico, credo. Monica! Allora Adriana, grazie. Dunque, ci sono in questo campo l'Olimpia. Arriva magari la polizia, la denuncia. Loro hanno tutta una rete molto forte. Poi la cosa parla con i bambini, con i genitori, dopodiché sube quando hanno delle prove forti che loro dall'altro aiutano a trovare. Va la polizia. Da un volto popolare come quello del fratello Cesarone in un campo di calcio, in un momento come questo, proprio alla vigilia di Natale. A voi. Un'associazione che ha una rete forte e con sede a Reggio Emilia. A te, grazie, grazie. Molto bello, molto interessante quello che ha detto fratello Cesarone. In fondo siamo qui proprio per questo, certo. Per dare fiducia, dare sostegno a questo genere di associazioni. Nel frattempo sono 19 minuti passati in questa seconda partita. Ma sono 11 minuti. Esatto. E devo dire che il pubblico è rimasto fermo al primo posto, malgrado il maltempo, malgrado anche il freddo, non è eccessivo, siamo 5-6 gradi sopra lo zero. Ed è bello proprio per questo, perché un pubblico che è così difficile quando è all'Olimpico, e invece da qui pretende solamente simpatia, pretende solidarietà. Questo. Geggia, eri preoccupata per qualche amico in campo? Sono già sotto la doccia. Non mi aspettavo con questa pioggia da oggi pomeriggio, che piove, vero, che continua, vero, questo freddo micidiale, tutta questa gente. Sì, sì, è vero, devo dire, tutta la Tribuna Tevere e anche la Monte Mario. E anche la Monte Mario, tutta la Tribuna Tevere è piena di gente, anche la Monte Mario. Non mi aspettavo neanche che arrivassero a 19 minuti del secondo tempo. Ancora correndo. Roma e Inter, con la Roma in vantaggio per 1-0, neanche a dirlo, un gol di Del Vecchio. Attenzione, c'è un attacco dell'Inter, ma non ce la fa il giocatore che porta la maglia di Ibrahimovic, David Pratelli, a sostenere il lancio e a portarsi sotto la porta di Fabrizio Rocca. Comunque ancora l'Inter attacca, altrimenti in queste circostanze e Arena si abbracciano. In queste circostanze la Lazio, che avendo vinto il sorteggio della partita, avendo battuto la Roma, bisogna vedere un po', fare un po' di conti per vedere qual è il terzo tempo, diciamo, di questo triangolare. Certo.
Adriana, con chi sei? Sì, ma sono con Friscia e Arezzo. Grazie. Non ce la faccio più. A tra poco. C'è Paolo? C'è Paolo Bonolis? Lo stiamo cercando. Ah, ok, ok. Attenzione. Attenzione, contropiede dell'Inter. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Ebbene, la Roma è molto, molto attenta nella fase difensiva. Abbiamo visto che Rocca ha veramente messo i paletti giusti, sì, davanti a sé. Ancora l'attacco dell'Inter nell'area di rigore. Ah, occasione mancata. Insomma, che mancato di così. Comunque. Sì. Chi abbiamo? Con chi? Chi c'è con te? Ma a proposito di Adriana, persone imbacuccate, vorrei farti vedere un operatore. Guarda, gli avversari. Buono, il passaggio a sinistra, attenzione. Ma si è allungato troppo il pallone. E mi sembra che Mazzitelli non abbia sfruttato al massimo il suggerimento di Capitan Bonolis. È un po' ruffona l'Inter in avanti, devo dire. Sì. È fuori gioco, ragazzi, aspetta, dagliela, no? Senti, gli effetti del campo. L'arbitro dai, Cesare. Dai, niente, dai! Dai! Giocala, giocala, giocala! Chiedono già quanto manca, perché non ce la fanno diciamo più. Noi, ai nostri telespettatori. Mancano 5 minuti, sì. Poco più di 5 minuti. Bisogna dare tutto in questi 5 minuti. C'è una certa supremazia dell'Inter a metà campo, ma non sa sfruttare assolutamente, va bene, intanto è l'Inter che si spiega in avanti, cerca il pareggio a tutti i costi, ci sono due giocatori soli davanti al portiere, vediamo cosa succederà, e beh, bravissimo Fabrizio Rocca a sventare il tiro ravvicinato del giocatore dell'Inter, di Luca Cassol. Luca Cassola tu per tu con Fabrizio Rocca, che come vediamo stoppa bene, vede il varco ma si allunga Fabrizio in anticipo. Vado, complimenti Rocca, complimenti per la parata e per il citofono. Roma con Andrea Perrone che non raggiunge il pallone, ancora Roma, c'è un cambiamento di fronte, si cercano le il pareggio a tutti i costi l'Inter, ancora Fabrizio Rocca che blocca il pallone ed è stato il grande protagonista nell'azione precedente, perché a tu per tu con l'avversario in allungo sembrava un portiere praticamente di Serie A, non l'avrei mai pensato. Fabrizio, sei veramente stato bravo in quella partita. Cesari che suggerisce di anticipare i tempi, ribatte la difesa della Roma, insiste ancora l'Inter. Inter che va in attacco adesso sulla destra, vediamo il tentativo, ma la palla finisce in calcio d'angolo. Roma che deve difendere 1-0 di Del Vecchio, attenzione, attenzione, mucchio selvaggio, ma il pallone non vuole entrare assolutamente sotto la pioggia. Che non gioca. Non giochi. Non vedi come ho la testa. Io pensavo che avessi le scarpine. No, guarda, faccio il vice allenatore del mister Tamburini. Somma a terra, attenzione, attenzione. È stato aggredito da una tigre 20 giorni fa, Stefano, pensavo. Palo dell'Inter. Quindi sfortunata qui la squadra nerazzurra. Ecco, sì. Vice allenatore, beh, insomma, devo dire che immagino. Mister Tamburini, io Stefano, peccato perché l'avrei schierato se fosse stato in ottime condizioni. Terzo contro la Lazio al lancio della monetina, al sorteggio, ma batte l'Inter. Vince.